Gida, benvenuto. Benvenuta, benvenuto. Riestek. Riceverai delle immagini sul tuo telefono. Dovrai trovare il punto dal quale quelle immagini sono state scattate. Und nur dann kannst du darauf klicken und der Erzählung zuhören. Klicca. Jureskete Jesus Dora. Ora segui le mie istruzioni. La passeggiata è un aspetto minore, se vuoi, ma fondamentale della camminata. Ecco, fermiamoci un attimo alle virgolette, tra le mie preferite. Anche la casetta in legno lì di fianco mi piace particolarmente. Sisto, vedi? Si umbramen di lancia, inquadrano il paesaggio. Gli agricoltori, gli allevatori, i pascoli sono i veri costruttori del paesaggio. Il paesaggio è il luogo della relazione tra uomo e natura, l'ambiente naturale e l'artificiale, perché l'uomo è un animale culturale, quindi è un animale che produce un universo artificiale. E poi ha dei luoghi più precisi, tipo questo prato. Questo si chiama Curcella. Curcella. Tutto aveva un nome. Si tratta di orientarsi di fronte all'enigma dei luoghi. Il nome, si dice, sia un atto di generazione dello spazio. La gran partita di Mozart, che tutti conosciamo per queste sue caratteristiche foniche, eccetera, eccetera, un timbro, abbiamo due oboi, due clarinetti, due corni di bassetto, quattro corni francesi normali, due fagotti e poi c'è questo contrabbasso, quindi l'unico strumento adatto. Sono strumenti per far emergere le intenzioni musicali di invisibili compositori. Con i due indici delle tue mani, chiudi bene le orecchie. E isolati in un silenzio. Uno. Pneumatico. Via. Via. Tieni inserite le dita lentamente. Guardati intorno. Ci siamo separati da tutto. Siamo improvvisamente distanti. Clicca. Clicca. Click auf dein Handy.